Elezioni regionali, incontriamo l'onorevole Nicola D'Agostino che quest'anno varerà per questa occasione la lista Sicilia Futura. Certo, intanto buonasera. Senta, la prima cosa, diciamo proprio sintetica, velocissima, perché i tempi sono stretti. Come giudica lei il governo Crocetta? È finita questa legislatura Crocetta o un giudizio sintetico al massimo? Ma ho sempre detto, lo giudico assolutamente insufficiente, un governo negativo. Io voglio sperare, voglio immaginare che Crocetta abbia provato a fare il massimo perché non aveva nessun interesse a fare male, ma secondo me non ha fatto per niente bene, e salvo alcuni casi che possono essere legati al risanamento del bilancio, che è un merito che va riconosciuto ma che non è sufficiente a giudicare una stagione politica, poco altro può portare come risultato positivo, e quindi il giudizio non può che essere sostanzialmente negativo. Anche perché la percezione che ha dato di sé in questi 5 anni è stata più negativa delle cose negative che ha prodotto. Lo giudico, viene giudicata questa legislatura come una delle più languide, ecco, diciamo così. Ci sono state delle forti tensioni dovute al fatto che sul carro del vincitore sono saliti tanti filibustieri e mercenari, per cui il governo Crocetta, volente o nolente, si è dovuto piegare a ricatti e mercificazione di posti di governo e sottogoverno, che più che avere un indirizzo e una missione per il benessere della Sicilia e la realizzazione del suo bellissimo programma copiato a destra e manca, hanno garantito posizioni di potere, quindi i risultati sono davvero evidenti agli occhi di tutti: una stagnazione, molta confusione e senso di smarrimento da parte dei cittadini. Lei sta producendo una campagna elettorale in cui cita testualmente tutti i finanziamenti che dall'ARS, qualcuno anche nazionale, è arrivato verso Acireale. Allora io mi chiedo, ma questo non è un esempio di politica ingiusta? Se ci sono determinati territori senza onorevoli, che fanno? Restano da soli? Da un lato, dal punto di vista del pragmatismo, è ovvio che avere una città che ha una comunità, un territorio che ha un referente istituzionale, ovviamente ha un'attenzione in più. D'altra parte, la stessa legge impone che gli eletti siano, innanzitutto con le preferenze, nel caso delle elezioni regionali, ma una volta tutte le elezioni erano così, che il mandato fosse diretto e riconosciuto dal collegio elettorale, e che i collegi elettorali servano proprio a dare una, come dire, una funzione al deputato che esce da quel collegio, in questo caso la provincia di Catania, ha una sua immediatezza. Dopodiché, certo, io cerco di proteggere la città di Acireale e comunque il territorio acese meglio che posso. A volte non si tratta di giustizia o ingiustizia, perché mai e poi mai potrebbe arrivare un finanziamento ad Acireale se la procedura burocratica e amministrativa, seppure politica alla base, fosse, come dire, ingiusta, voglio dire illegittima, no? Deve esserci legittimità del percorso, ma dire che le cose avvengono per caso sarebbe sbagliato. Mi chiedevo se ogni territorio deve avere un onorevole, se no rimane da solo, ma va bene, era comunque lei ha dato ma sai, più che altro sai qual è il problema? Che i territori, in questo caso i comuni, no, devono produrre fatti, devono produrre atti, devono produrre progettualità, che in questo caso vanno alla regione siciliana e con la quale poi ci si confronta. Solo che a volte questi atti, questi fatti, questi progetti, queste proposte debbono essere... Non vengono seguiti, le carte non vengono sistemate nel loro iter. È stato chiaro. E questa attenzione che deve essere della burocrazia, ma che può e che deve essere soprattutto dell'amministrazione comunale, se accompagnata e secondata in un percorso istituzionale, credo che produca i risultati che in questo caso Acireale ha prodotto innegabilmente. Onorevole, i deputati che hanno inciso sul proprio territorio hanno permesso sicuramente di avere più accesso a un certo numero di fondi, no? Questo significa che se non vi è un'onorevole espressione di un determinato territorio, la città, le città resterebbero abbandonate e sole?
Beh, la domanda andrebbe formulata: ci sono deputati che sostengono di avere inciso sul territorio facendo arrivare fantomatici fondi? Ma il paradigma è veramente assurdo. La politica, specialmente a livello regionale, deve ragionare in termini di interessi generali ancor più che quando lo si deve fare a livello comunale. Parlare di fondi che si va come se si andasse a pesca o a caccia è veramente di bassissimo profilo. Il lavoro va fatto sul territorio, su ragionamenti di area vasta. Ad esempio, la questione depuratori di certo non riguarda solo il comune di Acireale, riguarda un'intera area. E nonostante, ad esempio, diciamo, gli ultimi anni siamo stati commissariati, ora siamo subcommissariati, ancora commissariati, ma non si muove un sassolino. La questione delle terme di Acireale, nonostante tanti governi a cavallo della maggioranza, da parte di deputati acesi o vicino ad Acireale, mi pare che le terme siano chiuse, quindi questi non sono risultati di cui andare fieri. Poi chiaramente i fondi vengono spessissimo assegnati sulla base di bandi regionali, quindi trovo assurdo che qualcuno possa sostenere di avere interagito con le commissioni valutatrici, perché in questo caso ci sarebbe un vero e proprio reato. Quindi insomma, mi sembra un discorso veramente terra terra questo tipo di atteggiamento. Senta, onorevole D'Agostino, lei si presenta con un partito che è stato fondato a Catania, di cui conosciamo più o meno un gruppo dirigente, ma non sappiamo se c'è la base. Mi sembra un partito senza la base, no, essenzialmente. Perché gli elettori siciliani dovrebbero votare Sicilia Futura? Ma noi abbiamo creato questo partito dando 2 anni fa, quindi è un partito che nel frattempo non è una cosa quindi avvenuta 2 mesi fa, è quindi un partito che nel frattempo si è strutturato e si è consolidato. Abbiamo sindaci in tutte le province, abbiamo assessori e consiglieri comunali, probabilmente in tutti i comuni abbiamo un consigliere comunale, quindi è un partito che ha una base, perché se tu hai referenti istituzionali in praticamente tutti i comuni della Sicilia c'è una base che sta dietro questi consiglieri che vengono eletti col voto di preferenza. Quindi a cascata, diciamo. Ovvio, poi nelle ultime 2 anni abbiamo partecipato alle elezioni amministrative, cioè laddove ci sono stati rinnovi di elezioni di consigli comunali nei vari comuni della Sicilia, ce ne sono stati tanti. Sì, quella qua vicino Sicilia, l'avete persa. Sicilia Futura si è... No, abbiamo Sicilia Futura... Si è stati battuti, no? La battaglia per il sindaco, ma la lista Sicilia Futura ha preso il 10% dei voti, quindi mi pare che abbia dimostrato un enorme radicamento. Anzi, abbiamo fatto 2 liste, una civica e una Sicilia Futura, raggiungendo cifre vicine al 20%, a dimostrazione di un enorme radicamento che è frutto di che cosa? Dell'azione politica nella provincia catania, del sottoscritto e degli amici che ovviamente si sono uniti in questa avventura, in questo percorso politico. Nelle altre province i miei colleghi deputati, e quindi quando dietro Sicilia Futura ci sono in questo momento 11 deputati regionali attivi in tutte le province, io penso almeno una settantina, ottantina di sindaci e centinaia di consiglieri comunali, credo che questa sia la dimostrazione di un radicamento. Quando Sicilia Futura si candida, come ha fatto negli ultimi 2 anni, nelle elezioni dove c'è ovviamente la possibilità di presentare una lista col proprio simbolo, quindi dove c'è il sistema proporzionale puro, quindi sopra i 30.000 abitanti, e in tutti i comuni ottiene dei risultati lusinghieri, questa è dimostrazione che c'è un radicamento che ovviamente sarà maggiore col tempo. No? Col tempo, se si fa quell'importante 5%, perché sennò diciamo, diventa tutto più complicato. No? 5% qualora non sta parlando del 5% alle regionali. Qualora non arrivasse noi qua, riteniamo più complicata l'operazione, no? Di creare base. Evidentemente se il 5% alle regionali non viene raggiunto, sarebbe un fallimento. No, però questo va detto, noi ci sentiamo in questo momento vicini al 10%. Volete fare il 10%, poi questo lo vedremo il 6 ottobre. No, non ci sono basta dubbi. Aspettare un po'. Voglio dire, lei parlava di consiglieri, mi dà come dire l'assist per pensare che ad Acireale invece sui consiglieri qualche problema ce l'avete. No, perché il progetto di Cambiamo Acireale, se lei allude a Cambiamo Acireale, non era il progetto Sicilia Futura. Cambiamo Acireale è stata una cosa completa. Innanzitutto è stata prima.
è stata una cosa completamente diversa, dove tante sensibilità si sono antagonisti alla destra, che era stato noi eravamo antagonisti alla destra e ci siamo trovati anche purtroppo alternativi al PD in quel caso, quindi una specie di embrione di centrosinistra a quei tempi. Ma era un'esperienza assolutamente civica, no? Ed era alternativa alla destra perché noi avevamo fatto opposizione al governo di destra di Garozzo e Catanoso e quindi eravamo innanzitutto alternativi a quel sistema politico che avevamo trovato in città. Speravamo di allearci col PD, ma non tanto perché ci sentivamo di sinistra, ma perché ritenevamo di aver fatto un percorso di opposizione di 10 anni insieme e quindi dovesse essere naturale proporre un percorso di cambiamento assieme. Il PD, il PD ha deciso di no e abbiamo fatto il percorso di cambiamento generale in totale autonomia, ma era un percorso dove tante sensibilità di destra, di centro, di sinistra, trasversali, assolutamente al di fuori dei tradizionali schieramenti si sono uniti. Sicilia Futura è un'altra cosa. Se alcuni consiglieri comunali di Cambiamo Cireale non si riconoscono nel progetto Sicilia Futura, io ritengo che sia una cosa assolutamente normale, giusta. Devo dire invece che moltissimi di loro si riconoscono e io di questo sono contento, quindi credo che potrò godere del loro sostegno. Lei, onorevole, ha espresso opposizione al governo Crocetta, anche se di fatto non è mai riuscita ad incidere, diciamo, sulle scelte dell'Assemblea regionale né nelle scelte di governo e presidente regionale. Quindi si può dire a questo punto che, insomma, la presenza sia stata un po' inutile? Direi che questa è un'affermazione diciamo abbastanza da distratti, è evidente che chiunque segue un attimino l'attività parlamentare potrebbe rispondere a questa domanda dicendo che non è assolutamente così, nel senso che questa legislatura è stata abbastanza sterile, ma le poche leggi che sono state fatte su tutto il panorama di questi 5 anni appartengono in un modo o in un altro al Movimento 5 Stelle, da quella dei diritti civili a firma del Movimento 5 Stelle alla legge sull'impignorabilità della prima casa che stagna, legge voto che stagna a livello nazionale per causa del governo PD che non l'ha voluta mai portare in aula, anzi ha favorito le banche negli espropri delle case pignorate, anche le prime case, la legge sull'albergo diffuso importantissima per questa nuova modalità di ospitalità diffusa che sta vedendo nascere da Pasquasia a Castiglione a Gallo d'Oro sempre nuove strutture che rivitalizzano i centri storici altrimenti abbandonati, fino alla mozione ordine del giorno approvata che ha aggiunto la possibilità per le attività alberghiere di aggiungere il terzo letto per i bambini fino ai 12 anni oppure la revisione delle royalty. Questa revisione delle royalty ha consentito a noi di misurare le estrazioni petrolifere e dare un importante introito alle casse regionali, la revisione dei canoni sulle acque minerali a firma dei membri della Commissione Bilancio del Movimento 5 Stelle, ulteriori, era da aggiornare, era ancora alle lire per capirci, e poi importantissimo il recepimento del testo unico dell'edilizia, una legge che si aspettava da ben 10 anni e che i costruttori, architetti, geometri conoscono benissimo l'importanza che ha avuto, e poi quella sulle professioni motorie che riconosce la figura degli istruttori qualificati nelle strutture a tutela di chi studia e a tutela ovviamente anche degli utenti che si recano nelle palestre per il loro benessere, ma poi tantissime altre cose. Abbiamo richiesto e ottenuto attraverso un'interpellanza la revisione del prezzario regionale sulle rinnovabili, il fotovoltaico che era scaduto da 1 anno e quindi era vecchio di 4 anni. Voi sapete che con l'evoluzione dei costi su questi materiali tecnologici li pagavamo molti di più negli appalti pubblici e tantissime altre cose, non so quanto tempo abbiamo ma se vogliamo possiamo continuare. Senta, l'ultima e per chiudere ritorniamo sul discorso regionale, sul discorso elezioni. Ma la domanda è anche abbastanza ovvia, però secondo me è sempre utile. Qual è la vera, prima, principale, grande emergenza della Regione Sicilia? La prima cosa da risolvere? Secondo me il tema dello sviluppo. Il tema dello sviluppo è la più grande emergenza, perché legata al tema dello sviluppo c'è il tema del lavoro. Oggi c'è una disoccupazione in Sicilia che è incredibile, una disoccupazione che con cifre spaventose fuori dagli standard europei e fuori addirittura dagli standard italiani che già sono abbastanza pericolosi. Quindi l'emergenza è il lavoro, ma un lavoro di che tipo? Se continuiamo a ragionare col meccanismo
antico e clientelare, per cui al lavoro deve provvedere la regione con le proprie risorse, creando precariato. È evidente che lì sbagliamo, l'abbiamo visto, i tempi, gli ultimi 15 anni hanno dimostrato il totale fallimento di questa politica. Se invece, utilizzando i fondi europei, investiamo tutte le risorse che abbiamo per come dire, creare, completare la filiera agricola e farla diventare una filiera agricola industriale, allora credo che lì mettiamo sul campo 5-6 miliardi di euro di risorse che possono diventare col credito d'imposta come effetto moltiplicatore 10, 11, 12 miliardi di investimento. Voi dovete pensare che ogni milione di euro investito in un'impresa privata, meglio ancora se industriale, genera 5 posti di lavoro fissi, e vi fate il conto cosa vuol dire 10 miliardi, significano 75, 80, 100 mila posti di lavoro con l'indotto che diventano stabili, fissi e duraturi. Allora, lei sa anche che se Cancellieri venisse eletto presidente della regione siciliana non potrebbe governare a causa di una probabile mancanza di maggioranza in aula. Tutto è possibile, se avessi le ruote sarei una macchina. Noi abbiamo lavorato per 5 anni battendoci e mostrando coerenza, senso del dovere, siamo tra i più produttivi dell'Assemblea regionale, coerenza con gli impegni assunti con gli elettori. Oggi ci presentiamo con una squadra di governo praticamente in itinere, già abbiamo presentato 3 assessori, un elemento qualificante di serie che stiamo dimostrando. Tra l'altro 2 non provengono dalle fila dell'esercito del Movimento 5 Stelle, 2 personalità, Angelo Cambiano, ex sindaco di Licata, e la dottoressa agronoma Federica Argentati all'agricoltura e lo sviluppo della pesca, che sono 2 personalità della società civile che si sono distinte senz'altro nel panorama regionale e anche nazionale per il loro impegno nelle aree, negli ambiti in cui le abbiamo indicate. Combattiamo per vincere, guardiamo con estremo disgusto le accozzaglie di queste coalizioni che si sono create, siamo consapevoli che molti cittadini purtroppo hanno persino rinunciato alla voglia di andare a votare. Questa è la vera sfida verso cui tutti dobbiamo propendere, e poi i risultati, le somme le vedremo il 5 di novembre. Onorevole Foti, qual è secondo lei la più grande emergenza siciliana, e quali saranno, qualora eletti, i vostri impegni per il lavoro, per la corruzione politica, per la criminalità? Insomma, c'è l'imbarazzo della scelta, senz'altro. La mancanza di coesione sociale dovuta alla mancanza di lavoro, di reddito, di senso di prospettiva, di una rete di infrastrutture anche non solo materiali, anche immateriali, di tenuta sociale verso la ricchezza, la solitudine delle persone. Chiaramente attraverso il lavoro si dice tutto, si dice innovazione, semplificazione, certezza del diritto, mettere in condizione le persone di poter fare, sia nell'ambito del terzo settore, delle attività produttive, dell'agricoltura e così via dicendo. Attraverso questo argomento, che è trasversale a tutte le attività che la nostra squadra di governo farà, siamo convinti di poter normalizzare la regione, cioè nulla di straordinario. In questi giorni abbiamo sentito tirare fuori di nuovo ad esempio il ponte di Messina o altre cose, altri fuochi d'artificio. La normalizzazione è il vero obiettivo, cioè rendere normale, perché quello che c'è in giro, che hanno creato gli altri, è anormale. Bene, le auguriamo in bocca al lupo tutte le fortune di questo mondo, in qualche modo preparatevi anche per una possibile opposizione dopo 7 anni di governo, 2 con Lombardo e 5 con Crocetta. E in ogni caso ringraziamo l'onorevole D'Agostino per aver risposto esaurientemente a tutte le domande. Grazie. Ringraziamo l'onorevole Foti. Grazie. Tanti auguri. Ciao Daniela, ciao Mario, ciao Fansiti.